Salmo 137. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai saliti delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano dicendo: cantateci, canzoni di Sion. Come potremo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizza la mia destra. Resti la mia lingua attaccata al palato se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, quelli che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela, spianatela fin dalle fondamenta. Figlia di Babilonia, che deve essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci ha fatto. Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Questo salmo racconta il tragico evento quando il popolo di Giuda e di Gerusalemme è stato deportato in Babilonia a causa del loro peccato, perché la loro comunione con il Signore era stata tagliata e la loro gioia è stata persa e il loro cantico è stato soffocato perché si erano allontanati dal Signore. Ma questa mattina io vorrei che tu pensasse che te oggi puoi avere la vera gioia se innanzitutto noi riconosciamo che il peccato ci separa dal Signore. E se noi ci ravvediamo e noi che magari te oggi che non hai più la forza, che non hai più la gioia, cerca il Signore. Non dimenticare che il Signore è la tua forza, è la tua speranza. Solo Lui e nessun altro può cambiare davvero la tua vita. E se noi oggi siamo riluttanti e non vogliamo sederci per riflettere al nostro peccato, sicuramente sarà difficile andare avanti. Però oggi noi ricordiamo i nostri peccati, ci ravvediamo e chiediamo che il Signore Gesù Cristo possa guarire la nostra vita, possa guarire il nostro cuore e che noi possiamo oggi essere ricostruiti e avere una vita forte nella potenza del nostro Signore. Se tu oggi soffri a causa del peccato, prega al Signore. La parola di Dio dice nel Salmo 147, versetto 3, Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Io prego al Signore per la tua vita nel nome di Gesù. Alba Nuova, dal lunedì al venerdì dalle 7 del mattino. Tempo di preghiera. Invia le tue richieste di preghiera al pastore Nicodemo Fabiano sul suo WhatsApp 340-237-9339. Noi pregheremo insieme. Io pregherò per te nell'amore e nella potenza di Cristo Gesù per avere comunione con Lui. Alba Nuova, puoi partecipare nella piattaforma di YouTube, youtube.com/nicodemof o Facebook Alba Nuova Preghiera. Tutti i giorni dalle 7 del mattino, da lunedì al venerdì. Se non hai mai pregato, se non sai come pregare, vieni a pregare. Noi pregheremo nel nome di Gesù. Alba Nuova, potenza nella preghiera. Metti un like e condividi. Partecipa con noi. Dio ti benedica nel nome di Gesù.